Benissimo ragazzi, il vostro Diablotex super pronto per continuare su Like a Dragon Ishin, quindi ovviamente versione PlayStation 5. Si prosegue il partito lealista di Tosa. A quanto pare dovrò parlare con mio fratello, meglio chiedere in giro di lui. Quindi ora dovremmo chiedere in giro anche di mio fratello. Io devo cercare tutti in pratica. Bene, io cercherò tutti, ma tutti... Vediamo un po' la mappa qui, come si vedeva la mappa. Ok. Allora, ci troviamo qui. Vabbè, gli faremo un giro generale, perché qui, purtroppo, dobbiamo chiedere in giro di mio fratello, quindi... Vabbè. Ho ricevuto del carbone, quindi... Carbone è come per dire che sono stato cattivo. Vabbè. Se la mettiamo su questo punto di vista, io credo. Vabbè. Dove andiamo? Devo chiedere in giro di mio fratello. Va bene. Vediamo un po'. No, qui non credo sia il punto. No. No, no, no. Qui si mangia e si beve, quindi... Non è qui per darmi informazioni, ecco, purtroppo. Sembri preoccupato. C'è qualcosa che non va? Mia moglie mi ha detto di tagliare un po' di legna da Ardenne, ma se devo dirtela tutta, non ce la faccio da solo. Sembra che tu sappia come usare un'ascia, eh? Se uno non è troppo disturbo, ti vai ad aiutarmi a tagliare la legna? Se mi vai ad aiutarlo, io? Beh, in realtà non ho mai tagliato la legna. Ah, non preoccuparti, ti mostrerò io come si fa. Per favore, accetto tutto l'aiuto possibile, ti pagherò anche. Su serio, anche un solo tronco aiuterebbe, non farti pregare. Bene, solo un paio di tronchi allora. Davvero? Grazie. D'accordo. Vieni da me e comincia subito. Certo. Premi X al momento giusto per tagliare la legna. L'ascia brillerà di energia interiore mentre la sollevi. Premi X quando il bagliore è più luminoso per un taglio perfetto. Più legna tagli di fila, più veloce diventerai. Al momento il vecchio taglialegna ha bisogno di 20 pezzi di legna. Riceverai 100 mon per ogni pezzo tagliato. Sì, ma qui se la parla... Vabbè. Allora, stop e taglia. Taglia con X. Andiamo. Proviamo, eh. Ma sempre più veloce qui, ragazzi, eh? Andiamo. Vabbè, qui è andata male. Vabbè, ragazzi, dai, dopo un po' può succedere, no? Vediamo un po' se riusciamo a tagliare questi 20 pezzi di legna. Non sarò il perfezionista, ma comunque una mano la stiamo dando, Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Basta così, basta così. 20 ne servivano e 20 ne sono. Difficile credere che fosse la prima volta che tagliavi la legna. Hai un vero talento. Credi? Sono contento di averti aiutato. Prima che mi dimentichi, ecco la tua ricompensa, 100 mon al pezzo. Hai ricevuto denaro per la legna tagliata. C'è sempre più legna da tagliare. Ti dispiacerebbe passare a darmi una mano quando hai tempo? Mi troverai qui. Se me la sento, lo apprezzerei molto. Grazie per avermi dedicato del tempo oggi. Il tagliatore di legna, ragazzi, vabbè. Beh, adesso devo cercare informazioni su dove potrebbe essere mio fratello, quindi esaminiamo qui. Un verme, carbone, verme, quindi come per dire, vabbè. Allora faremo un giro generale qui, Porcellino di terra.
Vediamo un po' qui. Sai qualcosa del partito realista di Tosa? Ti riferisci al maestro Takeshi? Il dojo di Takeshi si trova nella zona nord-orientale della città, prova lì. Ora è in corso allenamento, però non sono ammessi visitatori al momento. Quindi sei in... No, no, un attimo, qui è comparsa... Vediamo un po'. Eh sì, gli è comparsa. E allora possiamo andare lì, ora che la mappa è in bella vista, diciamo. Eh beh, dove si passa? Vediamo un po'. Io mi trovo qui. Ah no. La strada da fare è questa, la strada, sì. La strada da fare è questa, ragazzi. Sperando che sia lì, però, eh. Devo salire la scalinata qui, forse. Sì. Assolutamente, devo salire qui la scalinata, sì. E non mi farà entrare, giustamente. E beh. Il dojo di Takeshi. Takeshi è un dojo? Chi sei tu? Mi chiamo Sakamoto Ryoma. Sono qui per incontrare... Vabbè. Lo trovo qui? Sakamoto Ryoma? Tu. Hai sentito parlare di me? Il maestro si sta tenendo una lezione. E per quanto ne so, tu potresti essere chiunque. Scusa? Non posso permettere a un estraneo di vedere il maestro. Devo chiederti di andare via. Temo. I seguaci di Takei sono una vera scocciatura. Ecco a cosa si riferiva mio padre. E beh. Bene, devo trovare un modo... per incontrare Takeshi. Vabbè, come lo incontriamo? Non posso permettere a un estraneo di vedere il maestro. Devo chiederti di andare via. Vabbè. Ragazzi, qui non c'è verso, eh. Però possiamo allora. Questi alisti sono testardi. Ci deve essere un altro modo per incontrare, secondo me. Devo parlare con qualcuno che forse mi accompagnerà lì. Vediamo. Vediamo un attimino. Sgancia il denaro. Aiuto. Il partito della lista di Tosa è una cosa da niente per te. Paga la protezione subito. È impossibile che il maestro Takeshi faccia una cosa del genere. Sei realista quanto lo sono io. Chiudi la bocca. O ti faremo vedere cosa succede quando non paghi. Vabbè. Aiuto. Da non crederci. Non ditemi che i realisti sono tutti un mucchio di malfamati. Aiuto per favore. Questi impostori vogliono derubarmi. E tu chi diavolo saresti? Fatti avanti se vuoi tirare... se vuoi tirare le cuoia. D'accordo allora. Fatevi sotto. È da un po' che voglio provare le mie nuove abilità. Grandissimo. Che faccia tosta. Dateci dentro allora. Fatelo a pezzi. Proviamo le nuove abilità, ragazzi, qui, perché Allora, premi durante una combo, eh. Io premo durante una combo, ragazzi, però, insomma. Ok. Premi L1 per difenderti, ancora. Ok. Via. Una danza antica e mortale, lo stile gioco di spade con il suo equilibrio tra attacco e difesa è adatto sia ai duelli con uno contro uno che ai combattimenti in generale. Tieni premuto triangolo per sferrare un colpo di grazia caricato dopo una combo con quadrato. Tieni premuto cerchio per usare pioggia estiva, una potente tecnica in grado di rompere la guardia. Consulta la sezione combattimento sul tuo taccuino o scorri le abilità per saperne di più.
Non devo scorrere. Proviamo, eh. Dovrò ricordarmi di tutto. Vabbè. Allora. Vediamo un po'. Io riprovo, eh. Bene. Scatena il fervore. Se spendi un segmento di fervore usando triangolo, scatenerai un potente attacco chiamato azione fervore. Carica il fervore attaccando i nemici e utilizzando gli oggetti. Quando si verificano determinate condizioni e si dispone di fervore sufficiente, viene visualizzato. Ok, forse quella si carica 2-3 e poi compare. Bene. E si può scatenare un'azione a fervore a seconda della situazione. È possibile aumentare il numero di azioni in fervore disponibili acquisendo abilità. Per maggiori dettagli, provare a consultare col triangolo visualizza abilità nel menu abilità. Va bene. Premi il triangolo per scatenare azioni di fervore su un nemico a terra. Vai giù. Niente. Un nemico a terra, qui come lo mandiamo? Ecco, forse l'ho fatto, ragazzi. Ce l'ho fatta, via. Abbattimento perfetto. Ok. Interessante. Livello più sfera dell'anima, quindi sono arrivato, sono salito di livello 4. Molto interessante. Allora, può bastare. Per favore, ci dispiace. Ah, ora vi dispiace. Siamo solo Ronin. Non abbiamo niente a che fare col partito realista. Ah. Il vero partito realista sta tenendo delle lezioni al dojo. Sali le scale e poi svolta est. Siamo in ritardo per una riunione. A presto. Sì, ma io salgo le scale, poi non mi fa entrare, quindi... Magnifico, ottimo impiego della spada. E tu saresti? Mi chiamo Shimada Yamabe, del partito realista di Tosa. Ho intravisto un barlume nelle tue doti. Sakamoto Ryoma, Sai chi sono? Certamente. Da come brandisci la spada, soprattutto... È proprio come l'aveva descritto il maestro Takeshi, ok. Il maestro Takeshi? Ok. Fondatore del partito realista di Tosa. E Takeshi sarebbe un maestro? E cosa rara essere dotto e guerriero? Per questo gli abbiamo giurato fedeltà. Insegna a noi Goshi come vivere rettamente e in maniera proba. Sì signore, se esiste qualcosa adatto a cambiare il paese, sono il maestro e il partito. Quei Ronin non fanno che macchiare il nostro nome. Sono diventati un bel grattacapo. E beh, a proposito, il maestro Takeshi ti sta cercando. Sta cercando me? Entra pure nel dojo, l'allenamento è già iniziato, ma tu hai un permesso speciale. Lo riferirò ai miei compagni di guardia, quindi entra quando vuoi. Il maestro ti accoglierà a braccia aperte, ne sono sicuro. Cioè, dovevo fare tutto questo casino per poi andare. Ok. Sì, ma perché tutto questo carbone? Non me lo merito, ragazzi. Tutto questo maledettissimo carbone, vabbè. Il maestro Takeshi ti sta aspettando, raggiungilo subito. Ah, adesso mi aprono le porte. E beh, è sempre così, ragazzi. È sempre così. Come? Bisogna farsi valere, giustamente. やっと戻ってきやがった。龍馬。
Ed eccolo qui, il maestro, sì. Taketsu-sensei, moshikashite koi hito ga? Ah. Izen kara omaera ni yoku hanashite kikashite iru. Ore no yuitsu muni no kyoudai wa de ari. Tosa saikyou no kenshi. Sakamoto Ryoma da. Kore ga Tosa Kinnouto ka? Mm? Omae nani arakashite kitan da? Kizu darake ja nei ka? Tsumarune hanashi da. Sore yori kyoudai. Toyo no oyasan to Kengo Shijuku de hanashite kita. Sou ka. Nara hanashi ha hayana. Mina, kite kure. Ryoma wa kono 1 nen Edo e kenjitsu tsugyo ni itte ita. Kyou kara kono Sakamoto Ryoma wo Tosa Kinnouto no hittou to shita wa mo. Doda? Hittou? Hoitara, ikinari dai ni seki. Kanbu no sara ni ue ja chiu koto desu ka? だが、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は金納党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。降参の連中からはあまり良く思われないだろうが。いいんだよ、それぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。 組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。ん？おお、これか。いや、痛みはねえさ。まああとだけは派手に残っちまってるかな。 すまねえ兄弟、もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れようったって忘れられねえが。上司による焼き落ち、 目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら、俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど、本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。 謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう。ああ。龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。 あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の全州高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと？襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。 城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に伝われば。いその上で上さんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒むが、当然その場合の軍備はできている。
そうやって空いた席に金の塔が座るか。ああ。すぐそこに迫る危機。命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊のおやっさんは剣豪四塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ？きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いやそれは金の音の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかしてどんなに学がない人間でもどんなに剣が触れない人間でもせめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ。金の塔の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐金の音を俺と一緒に支えてくれ。頼む。今晩高知城で東洋のおやっさんと今後の話をすることになってるんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なのか。なに、高知城まで行けばおやっさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。Ha delle cose da fare prima, giustamente. Hai ottenuto modello 2, che sarebbe una pistola, giustamente. Proiettili infiammabili. Proiettili potenziati. Potrei sempre bere qualcosa finché Takeshi non sarà pronto. E dov'è che si va a bere qui? Vediamo un po', eh. Ok. Oh,
Andiamo qui. Come posso aiutarti oggi? Sake di Tosa. Allora, sake di Tosa, puro e piccante, proprio come la nostra gente. Ok, a base di castagna, un profumo e una dolcezza che va giù una bellezza. Ragazzi, andiamo con questo perché con il sake di Tosa, via. Grazie per essere venuto a fare affari con noi. A presto. Meglio andare subito al dojo di Takeshi. Ok. Ecco il nostro uomo. Posso aiutarti? Sakamoto Ryoma, giusto? Sono io. Ho visto che hai fatto una bella sorpresa ai miei uomini. Per merito tuo adesso sono fuori uso. Dai. Dobbiamo combattere anche qui, ottimo. Mi dispiace, ma il tuo tempo è scaduto. Che sfortuna. Dateci dentro, ragazzi. Finitelo. Sì, finitelo. Vabbè, un tutorial con la pistola adesso. Lo stile scontro a fuoco, abbandona il combattimento ravvicinato e fai fuori gli avversari dalla distanza, senza subire nemmeno un graffio e facendoli ululare di dolore. Premi triangolo durante una combo quadrato per rilasciare una fucilata ruggente. Premi triangolo per sparare munizioni speciali che infliggono danni letali. Nota che la pistola non può difenderti da lame o proiettili. Inoltre la potenza e la precisione diminuiscono con la distanza. Consulta la sezione combattimento sul tuo taccuino o scorri le abilità per saperne di più. Vabbè ragazzi, tanto qui siamo ancora in fase di tutorial, quindi ok, anche qui. Ah, con il direzionale passiamo alla danza folle, uno stile che unisce l'Oriente e l'Occidente. Con la spada sguainata e la pistola alzata squarcia schiere di nemici a una velocità sfolgorante. Sta al passo con il ritmo incalzante della battaglia con lo stile danza folle. Premi cerchio, tre volte cerchio per affettare senza sosta i nemici con frenesia della fenice. Attiva frenesia della fenice premendo cerchio durante le combo con quadrato. Vabbè. Premi X tra un attacco e l'altro per schivare e annullare l'azione. Scegli bene il tempismo, dato che in questo stile non potrai difenderti. Consulta la sezione combattimento sul tuo taccuino o scorri le abilità per saperne di più. Vai! Bellissimo! Ok. Vediamo un po' per schivare una combo. Premi X per schivare durante una combo. Poi premi quadrato per iniziare un'altra. Ok, ce l'abbiamo fatta, via. Interessante, ragazzi. Ho avuto la meglio, però. Livello più, sfera dell'anima ottenuta. Calmi tutti, calmi tutti. Vai. Dannato bestione. Ne hai avuto abbastanza? Maledetto, non ricorderò. E visto che ti ricorderai, non avvicinarti più, è un consiglio. È un consiglio, sì. Che spreco di tempo. Takeshi starà per andarsene. Dovrei fare il ritorno al dojo. Dovrei fare il ritorno. Eccoci qui al dojo, quindi senza perdere ulteriore tempo. Ai ai ai. Era un po' troppo semplice qui, eh?
俺に何か言おうか。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王と岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武津先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭を言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたら伊蔵、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんだぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。Non devi andarci piano, non esiste. Non esiste. Diciamo che questo è il primo vero scontro. Eh sì. È il primo vero scontro come si deve qui, eh? Maremma. Ehi, stai buono ciccio. Niente? Però io qui dovrei riprendere un po' di energia. Come si fa, ragazzi? No, via. Inventario, vediamo per riprendere un po' prodotti. Vabbè, qui sono i materiali, quindi ok. Devo ripristinare un po' la mia salute, ragazzi, altrimenti me la vedo veramente male qui. Avrei potuto un po', vabbè, Maremma. Pian pianino li buttiamo giù tutti, forse. Vai. No. Devo togliere tutti gli scagnozzi di mezzo, sì. Li devo togliere tutti di mezzo, ragazzi, per forza. Ancora. Dai che lo butto giù. Ho detto che lo buttavo giù, ragazzi. Persona comune, esperienza, livello più, sfera dell'anima ottenuta. E possiamo proseguire, sì. Oi, Izou to ka itta na. Omae wa tashika ni tsuyoi. Da ga, hito ga kiritakute kinnō tō ni iru ndattara, ima sugu nukeru nda na. Takechi no kyōdai ga tsukutta kinnō tō wa そういう組織じゃねえ。党内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。Q
qui devo livellare un po', secondo me. Dovrei combattere un po' in giro per la mappa, se questo lo consentirà, oppure ancora un po' troppo presto. Questo adesso io non posso giustamente saperlo, però.1年前より確実に強くなってるな、お前。ったく、どうなってんだ、あの連中は。勤皇党の名がなくぜ。あれが土佐合祀の現実なんだよ。現実？合祀という身分が理由で、ろくな教育も受けられない。まともな仕事に回りつけない。そんな彼らにとって勤皇党は唯一の希望であり、誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺を厄介だってわけか。許してやってくれ。 彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を勤皇党に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあ、そのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ、龍馬。難しい話は分かるね。だが 1つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も勤皇党も、そして俺も、まだまだ半端もんだってことだ。Molto molto bene ragazzi. Allora, dobbiamo parlare, però a questo punto io direi che parleremo nel prossimo episodio. Vediamo se posso qui salvare la mia partitina, altrimenti... No, però prima facciamo una cosa, ragazzi. Andiamo nel menu abilità, che qui abbiamo un po' di sfere da usare. Allora, livello 6, vediamo un po', Lotta libera, gioco di spade, scontro a fuoco e danza folle. Ok, allora, gioco di spade, qualcosina vorrei inserire. Abbiamo 3 sfere. Ok. Quindi, aumenta i danni di un colpo di grazia caricato, una potente abilità nello stile di gioco di spade. Ottimo, mi piace. Mentre qui, rafforza la potenza degli attacchi di base, dei colpi di grazia e delle azioni fervore nello stile del... Ah no, dobbiamo andare in fila. Estende l'indicatore di salute oltre il livello che si otterrebbe con un aumento di livello. Eh no, però dobbiamo... Aumenta il numero di attacchi della combo di corsa nello stile di gioco di spade. Il colpo di grazia dopo 4 colpi è fortissimo. Vabbè, ora possiamo andare qui, no? Rafforza la potenza degli attacchi di base, dei colpi di grazia e delle azioni di fervore nello stile del gioco di spade. Ok, e adesso possiamo chiudere qui. E beh, allora, estende l'indicatore di salute oltre il livello che si otterrebbe con un aumento di livello. Bene, mi garba ragazzi. Però prima di chiudere questo gameplay, io quasi quasi vorrei andare a mangiare qualcosina, perché vorrei mangiare qualcosina per il semplice motivo, per ripristinare un po' la mia vita. Vediamo un po', Benvenuto, come posso aiutarti oggi? Allora, vediamo un po' qui, Ok, questo ripristina tutto, quindi... Via! Ripristiniamo tutta la barra, perché ci fa comodo, Però se qui è come la serie Yakuza, allora... Grazie per essere venuto a fare affari con noi, a presto! Vediamo un po' se qui è come la serie di Yakuza, anche se questo è uno spin-off. Io qui devo acquistare... Vabbè, pian pianino devo acquistarli tutti. Allora, vediamo adesso se ci sono dei gruppi che cercano rogne per combattere. Questi qui. Vediamo un po'. Vai, così possiamo un po' fare qualche punto esperienza. Vai, faremo questo scontro e poi chiuderemo il gameplay, ragazzi.
Bene, bene, molto bene. Ok. Molto, molto interessante. Sì, sì, sì. Stai buono. Ulala, livello stile ottimo. Livello stile veramente ottimo, sì. Raccogliamo qui. Vado a tagliare un po' di legna e chiuderemo il gameplay, su. E no, non possiamo chiuderlo perché bisogna ancora combattere, quindi. Però così potrei livellare pezzo di piombo. Dove sono gli altri scagnozzi? Eccoli qui. Eccoli qui, ragazzi. Ma che bello. Vi siete fatti un po' male? Sì, penso di sì. Però com'è che aumenta sempre di livello in questo? Vabbè. Legno duro. Ragazzi, una tagliatina di legna e poi chiudiamo l'episodio, eh. Sei venuto ad aiutare a tagliare un po' di legna? Tagli la legna. Vai, tagliamo la legna perché tanto sappiamo come tagliarla. Giusto per fare due crediti, eh. Ovviamente questa è l'ultima volta che la farò in vostra compagnia, poi dopodiché lo farò per fatti miei. Vabbè, sono andato malissimo. Vediamo un po'. Devo prendere il ritmo giusto, ragazzi, eh. Prendiamo il ritmo giusto qui. Velocissimo, eh. Molto veloce, sì. Un super brado. Vabbè, dai. Ma 20 anche qui? O possiamo andare oltre? No, credo che qui possiamo andare oltre. Dai, arriviamo a 30 o 40, su. A quanto pare qui posso decidere io. Arriviamo a 40 e stoppiamo allora, eh. Che figata però. Fantastico, ragazzi. Vabbè. Giusto per far due crediti, non è che... Giusto per fare due crediti. Dai, 50 e la chiudiamo qui, su. Vai, chiudiamola qui, ragazzi. Usciamo dal gioco. Una combo massima è stata di 16, quindi grazie per oggi. Ecco la tua ricompensa. Abbiamo fatto un po' di crediti, via. Per fare un po' di crediti si può fare. Allora, ragazzi, possiamo chiudere qui per quanto mi riguarda. Ah, no, abbiamo qualche abilità, quindi andiamo. Lotta libera, sì, lotta libera, andiamo qui. Aumenta il numero di attacchi nella combo in corsa nello stile lotta libera. Impara il gran colpo di grazia per raggiungerlo. Ok. Allora, adesso possiamo chiudere realmente il gameplay, ragazzi, eh? No, come no? Cosa abbiamo ancora da inserire? Non ho più sfere, oppure sì? Qui non ho sfere, a meno che non ne ho da questa parte. Vediamo un po'. No, qui neanche. No. E quindi? Visualizziamo abilità. Vabbè, al momento possiamo chiudere qui, ragazzi, eh? Bene, chiudiamo qui il secondo episodio di Like a Dragon
Ishin su PlayStation 5 si conclude qui, ragazzi, come sempre in compagnia del vostro Diablotex. Io spero che questo titolo vi stia piacendo. Nel frattempo ho raggiunto il livello 7 con il mio personaggio, mi sto divertendo, porterò questa serie avanti fino alla fine. Se vi fa piacere lasciate un like ed un commento, io sarò veramente lieto di continuare e di portare avanti questa serie, perché merita tanto, questo ve lo posso garantire, altrimenti non avrei mai portato una serie del genere sul mio canale YouTube. Io porto solo roba di qualità. Ciao a tutti ragazzi, un ringraziamento al vostro Diablotex, grazie di cuore a tutti, appuntamento con il prossimo gameplay, ciao!